Di Euro Truck Simulator con Pallina. Io non so guidare, perché io vado via in bici. Oggi nel Pallino mi ha fatto una proposta strana. Pallino, posso provare a guidare il camion? Io ero là che mangiavo la pizza. Ok. Allora abbiamo detto andiamo giù subito e registriamo la puntata. Evento, ragazzi. Allora, ricordiamo, lasciate un like, dai, per questa puntata qua dovete lasciare tanti like. Tanti like, fatelo per la Pallina, tanti like! Io ho visto solo una cosa, ho visto la barra del microfono che andava sul rosso e stava bruciando alla destra del televisore perché voleva andare oltre! Oltre! Stava cercando di sfondare il televisore e la barra. Mamma mia, quanto urla. Va bene ragazzi, lasciate tanti like, dai, per questa bella puntata, c'è la Pallina che guida. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina se non l'avete già fatto. Seguiteci su Facebook, ma soprattutto su Instagram. Ok, allora, andiamo in cerca di un lavoro. Lavoro dipendente, insomma siamo ancora dipendenti, non ho ancora i soldi per comprare il camion. Dio, che scarso Pallino. Allora, io direi fare un viaggetto comodo, veloce, non troppo difficile. No. Allora c'è un Roma-Firenze, no, Verona-Torino, lunghezza. Firenze-Genova, poi lunghezza, vediamo che altri lavori ci sono. Firenze-Roma, Firenze-Roma, Roma-Pescara. Pescara! No, ma io voglio strade nostre. Non si può. Ma io ho messo un zoom super di là, super quello. Complimenti! No, ma Pescara è un bel coso. Va bene, dai. Attraversiamo l'Italia. Come andiamo a Roma-Napoli? No, Roma-Pescara, se no, se, non, nulla togliere a Napoli, io direi Roma-Pescara, perché Pescara non mi piace. Allora, andrei a portare del pesce fresco. Vabbè. Devi consegnare del pesce fresco. Sushi? Sushi, sì, proprio. Sushi? Sì, 15 euro al chilometro guadagnerai. Ma se scusa se io faccio un po' di stradine mi guadagno di più, perché devo andare per l'autostrada. Non è che adesso hai la mappa, adesso non è che è la mappa completa italiana qua, Sì, ho capito, ma io vado per andare a Pescara, vado prima a Firenze e poi torno indietro. Sì, ma arrivi in ritardo da consegna. Boh. Vabbè, già. Ma dov'è che... basta che seguo il navigatore. Allora, mettiamo in moto il camion. Ma la prima, cioè, come la macchina? Come la macchina. Bene, sei in prima marcia. Sei morto già il camion. Perché è morto? C'è la. Destra. Ragazzi, mi viene già da ridere perché dovrei spiegargli anche lo splitter adesso. Che glielo spiego? Ma adesso qua il cancello è chiuso. Devi andare verso il cancello là a destra. Vedi che c'è il cancello a destra? No. Sì, là a destra, là dove ci sono le cose rosse là. Gialle, ecco, fermo. Ah, ok. No? Esci per piano. Ma frena, vai fuori così senza guardare? Ah, ok. Ok, il cassone, ok, il cassone là. Guarda il specchietto. Ah, vabbè, no, sono giusto. Noi che non siamo in Inghilterra. Ma perché va così piano? Ah, perché sono in prima. Sì, sei in prima, fuori giri. Cambia. Ma te senti il rumore del motore? Senti? Ma dai, ma non potevi mettermi automatico? No, è un simulatore di camion. Ma scusa, ma dopo che sono arrivata alla quinta... Guarda che c'è, guarda che c'è una rotonda. Mamma mia. Denied. Ragazzi, aiuto. Sì, ma devi anche andare piano, Tu
scusa, la rotonda avevi dentro, scusa. Devi prendere la larga qua adesso. Un po', pensavo. Ma io devo andare dentro. Dritta. Cos'era quella cambiata là? Aspettate un secondo che faccio una cosa. Spostiamo il microfono di qua, perché secondo me la si sente tantissimo il rumore delle cambiate. Ma guarda che c'è uno stop qua, comincia a scalare, scala! Mamma mia ragazzi. Praticamente la faccio morire ogni volta. Ma come faccio a guardare? Ecco le frecce qua. Frena. Adesso sposta. Ok, adesso andiamo. Dai, io ti aiuto con la visuale, vai. Che concentrazione, ragazzi! Quando cambi marcia sembra che stai mescolando la poletta. C'è una rotonda qua. Sì, ma non c'è nessuno, ho già guardato. A destra. Qua devi andare via dritta. C'è la polizia là, occhio. Ma scusa, io adesso vado in quinta e poi? Mi vedo che ce ne sono 12. Non ti ho insegnato i split. Aspetta, non cambiare, sei a bassi giri. Stai superando il limite di velocità. E dov'è che è il limite? Là sul navigatore guarda 40. La tua velocità è 56. Non riesco, ecco. Se guardo la strada. Frena! Ciao. Il pesce ormai, ragazzi, sarà una frittata nelle cassone. Sarà compattato. Da 19 tonnellate di pesce sarà una scatolita così ormai. Sarà diventato il tonno. Dai, son bravetta! guarda il cassone, guarda. Stai tagliando troppo la curva, devi prendere un po' più larga. Io guarda là. Buon dentro di là. Adesso direzione qua. Vai dentro in autostrada. Sì, ma devi guardare i specchietti. No! Corsia quella! La corsia è questa qua! Occhio che c'è un camion fermo qua. Ma Berlina, sei lenta così. Toglimi la freccia. Ma perché va così piano sto camion? È un camion. Mamma mia, che piglia nel sedere. Cambia. Ma sono già in quarta? Nei 12. Ma come faccio a cambiarle? Sì, tu guarda la corsia però. Adesso sei nona. No, dove vai? Stai nella corsia a destra. Sì, non quella d'emergenza. Devi stare sulla corsia quella di cambio un po'. Ma che faccio stare in corsia? Oddio! No, via. Ma c'è cazzo! Madonna mia, che urlata. Oh, signore! No, devi stare di qua. Bene. Volete che vi vengo a trovare, iscritti? Da chi vado? Allora, state attenti che adesso qua dovrei girare a sinistra tra po', quindi comincia a rallentare. Qua la rotonda deve andare a sinistra. Oddio, stai ribaltando il camion. Stavi ribaltando il camion. Già, non vedete il fumo che esce dalle mie orecchie? No, perché ho le cuffie. Mi ha distrutto il camion, ragazzi. Occhio, cosa c'è? Il muretto. C'è il muretto, non l'hai visto? No. Adesso devi mettere in retro, no, è così che vai in prima, sei contro il muretto. Ok, allora dovresti girare del tutto. Tu sei forse. Guarda che coda che stai facendo. Metti in prima.
Pallino, non disperare, ma è tuo. Oddio. Cosa che è successo? Mi è partito via il coso dal tuo baldacchino qua. No, no, c'è. Ma non puoi mettermi automatico? Non c'è. C'è un camion che non è automatico! Non c'è il camion automatico! Io no, non sono più capace di guidare, aspetta. Calma. Guardate, i danni del camion sono già venuti fuori. Smettila! Guarda che brava che sono! Ma sei capace di andare dritto? Mamma mia! Faccio come le signore, quelle che te vedi che odi in macchina, quelle così. Adesso hai un po' di storia. Finché la barcava! Sentate che hai detto. Lasciala andare! Finché la barcava! Ma che c'è la stazione, col tale passo. E allora? Non puoi arrivare a 84 km orari, devi cominciare a rallentare tra un po'. Finché la barcava! E dov'è il casello del telepass? È qua. Ma io ho il telepass? Sì, frena. Devi andare sulle righe e ragioni. Frena! Sì, non troppo. Cambia marcia, sei nona. Singoli nonna, non hai capito bene la marcia. Finché non piace la frizione. Mamma mia, il cambio, non so, immagina come ha preso il cambio. Aiuto, ragazzi. Dai, Pallino, non disperare. È un gioco. E la pallina si sta divertendo a guidare. Non sono disperato, io dico solo che costerà tanti soldi a aggiustare il camion. Sono soldi reali? Sì. Ma va! Vengono scalati dall'account Steam? Sì. Faccio parte del World Truck Server. Sì. Cioè, ecco, proprio ieri si parlava in live che le donne sono brave a fare due cose contemporaneamente. Urto con un altro veicolo, 180 euro. Grazie! Come ho urtato un veicolo? Eh sì! Io non mi sono accorta. Invece c'è un camion, ti credo che non ti accorgi. Occio! E lui ha deciso che sono 180 euro così molla, senza che molla, io... Molla, qual è il centro, molla? Poi sei fuori sopra i giri. Cioè, sei a 90 km all'anno e qua c'è il limite 80. Bene che arrivi a 81-82 ti metto in più sconto. Cioè, e lui ha deciso, senza che io scendo dal camion, facciamo questa stazione amichevole, ha scelto tutto lui! Ma te non sei capace di andare dritto? No! Guarda come sbanda! Sei un'ubriaca! Guarda, mi sono messa anche... Sì! Occhul! Qua siamo già sull'autostrada per andare verso quella che attraversa proprio l'Italia, quindi... Comunque, stavo dicendo che proprio ieri sera parlavamo in live che le donne sono più brave dei maschi per fare due cose contemporaneamente. Infatti, guardate, la pallina è proprio l'esempio oggi, l'esempio lampante che o cambia marcia o guida, perché se cambia ma la marcia... Ma no, su queste cose! Io giro! Ce la farò senza sbandare, non so. È stretta! Adesso mi porto via e guardo lei. È stretta! Ciao amico! No! Cioè, mi stai distruggendo la carriera. Cioè, il pallino 83 non lavorerà mai più. La pallino è serena. Ma no, fammi partire, farmi fare una partita nuova a me. Non lo so. Cioè, ti affidi su di me. Non pensavo fosse così schiappa. Ci vuole camion. Ma è anche notte? Bella polizia carabinieri a fianco, dietro. Ma... cioè, veramente?
che l'ho scritto per quello di ritardo. Oh, sei folle. Quel penso col cane che stia grattando. Cioè, arriverai in destinazione che non hai più un ingranaggio, hai una ruota che gira nel caso così, da vuoto. Vieni, sono brava! Ah, per accendere la rotonda tra un po'. Sta attenta. Perché? Guarda che stai andando per grattare contro il guardarei, il freno. In serio? Vieni specchietto di destra dove sei. Ma no, manca ancora. Ti sei messo dietro l'unico imbecille preso che non riesco a guidare, guarda che roba. Ma è sempre uno che gioca? No. Ma ci facciamo compagnia. Non sei te. Stazione ancora, ma non si può fare una strada dritta? Cioè sono in nona con una macchina, stai volando. In nona. Hai 19 tonnellate dietro di te. Di pesce, di sushi. Sì. Sushi per tutti! Grandi e piccini! Occhio, c'è la stazione! Sì, lo so! Sta tranquillo, che ce la faccio. Guarda, ho preso anche un prendo. Insultavo solo che è un prendo, devi pagare il pedaggio. Ah. Andiamo avanti. Andiamo, andiamo a cercarlo. Non così che cauce in prima. GG, pallina! Ma dopo alla fine mi lasci fare un super incidente? No. Ti prego. C'ho già un'email da leggere, ho già paura. Licenziato? Ho imparato la freccia! No, mi scordo. Mancano 60 km, pallina. Riesci a non fare altri danni in 60 km? Fino adesso quanti ne ho fatti? Abbastanza. Cioè? Penso che non prendiamo neanche un euro. No, i danni, no i danni, chilometri. Chilometri? Quanti chilometri hai fatto? Avrei fatto 200 km. Sì, ma non prendiamo neanche un euro bucato a questo lavoro. Tutte spese. Multe, incidenti, danni ai camion, cassone, carico rovinato. Va bene, ora mi mangio, vado dietro nel cassone e mi mangio un po' di sushi. Dai, scrivete qui sotto quanto brava sono da 1 a 10. Avanti! Non vorrei uscire troppo peggio. Comunque nel frattempo che faccio questa autostrada volevo dare un'informazione. Volevo avvisare tutti che io faccio la parrucchiera nello stesso negozio da 7 anni. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Devi uscire! Comincia a frenare però per... Cioè, non ho mai visto un camion uscire dall'autostrada a 80 km orari su quella... No? Sì. Rallenta. Qua dovresti da lì la precedenza. Ma non c'era nessuno? Sì. Perché mi su quello sempre a pagare? Dove vai? Frena! Frena! Pensavo si aprisse. Adesso sei per strada normale, quindi vai con calma. Oddio! Ti prego. Guarda, sto già prendendo 15.000 dollari, euro. E tu quanti ne avevi? Sì, 30. Qua c'è una guarda se arriva qualcuno. Cosa guarda? Non c'è nessuno, no? E devo andare di qua. Presto. Cassino. C'è qualche nostro iscritto che abita a Pescara? C'è nessuno iscritto da Pescara! Pescara, dove siete? Mancano ancora 12 km.
Vai, pallina! Vai che bruci il motore, sei in testa a... Eri fuori giri, cioè c'erano i pistoni che andavano fuori dal cofano del motore. Ciao, pallina, ciao, pallina! Vedi che non si fermano. Senti che sei in mezzo alle strade che volevano fare. Aiuto. Attenta, adesso qua devi andare dentro a destra qua. In questa fabbrica qua, quel cancello chiuso. Qua, a destra. Puzza. Gli specchietti, va dai, cassone. Devi andare dentro. Non si entra, vero? No, devi schiacciare in giù la leva. Non è la Excalibur che li fa scracco. Frena, frena, frena. Non torna indietro. Se girati, dai, girati. Fai il giro a sinistra. Dovevi andare su per cosa verde e bisogna scacciare in via. Perché adesso bisogna fare. Ibercop. Ibercop. Stai prendendo pesce per l'Ibercop. Sì, poveri quelli dell'Ibercop. Pescara, domani niente pesce. Non c'è pesce per nessuno. Grazie alla pallina. Devi andare a passare sopra quello e io dovrò farti invio perché adesso devi parcheggiare il camion. Sarà da ridere adesso, ragazzi. Dai, no, devi farmi parcheggiare dove? Procedi all'area di scarico. Ok, non vedi là che c'è la bandierina qua a sinistra. Guasta il motore. È venuto fuori che non spiego e guasta il motore. Signore, io quanto pagherò per tutti i mezzi? Perché devi schiacciare la frizione? Ma la schiacciata lì. No, no, ma perché? Ho problemi con le partenze questo cane. Perché devi accelerare di più, è pesante, non è come una macchina. La macchina è leggera, quindi stai un attimo. Quel cane deve accelerare di più. Dovevi dirmelo prima però. Dov'è che andate di scarico? Vale, da dentro? Vedi che ci sono dei segni bianchi per terra. Però ti segna col casso. Rientra dentro in retromarcia. Allora so come fa. Ah, ah, ma c'era qualcosa. È chiuso il camion libero così adesso. Vedi che sei cazzo? Basta il motore, vedi che mi dice che si deve. Sì, anche perché a fianco ci sono le bombole del gas. Guarda che sei troppo... Varapallino! Hai sbagliato lavoro, pallino! Buon freddo? Metti in prima e vai un po' avanti.
Va bene. Soddisfacente. Si vede. Quindi dai, 585, dai. 585 euro di danni, dai. Quanti? 585 euro di danni mi hanno fatto. Beh, dai, allora. Bravo pallina! Ragazzi, che parto. Meglio. Ti è piaciuta almeno pallina? No. Vuoi fare un altro viaggio? No. No. Te lo dico io, no. Nessun viaggio. Prova a dare la mail. Ah no, ok, un messaggio dalla banca, ok. Ma vedi che te pensavi tante robe. Sì, ma io faccio eccellente. E invece sono una pallina SNC. Io faccio eccellente. Ma te lo sappiamo che sei meglio di tutti. Bene ragazzi, per fortuna. Mi sono piaciuta un pochettino. Ragazzi, se vi è piaciuta questa puntata, lasciate un like, commentate pure qua sotto cosa ne pensate della pallina camionista, se la volete rivedere in un'altra occasione, in un'altra puntata, non nella prossima, ma magari in un'altra puntata in un'altra regione, quando ci sposteremo nel nord Europa, in Scandinavia, in Germania, in Francia, in quei posti là, se volete vedere anche di nuovo la pallina camionista. Sulla neve la pallina, col camion sulla neve! Anzi, cambia idea. Non vogliamo più vedere la pallina col camion. No, a parte scherzi, dai ragazzi, commentate qua sotto cosa ne pensate della pallina camionista, se volete rivederla. Lasciate un like! Iscrivetevi, attivate la campanellina. Poi che bello i capelli con quello lì. Seguiteci su Facebook, Instagram e su YouTube. Con questa passo e chiudo del pallino 83 e la bacino! No, perché io lo sento. Che bello! E pallina e il pallino e la pallina 87 vi salutano ragazzi, vi auguriamo una buona giornata e ci vediamo nella prossima puntata o nella prossima live. Dopo mezz'ora ci arriva anche lei ragazzi, non preoccupatevi. Un bacione, ciao!